Ok, riprendiamo con Days Gone da dove ci eravamo lasciati. Ok. Comunque sto registrando il video. Questo video lo sto registrando dopo aver finito di registrare lo scorso episodio. Attenzione. Ok. Anzi, direi di puntare un po' più sulla moto, no? Perché altrimenti facciamo un po' di fatica qua. Pedoni contro furiosi, eh? Buon divertimento! Cazzo! Eccolo qua, così va meglio. Ok. Ottimo. C'eravate in due, ma non avete fatto nulla. Ok, adesso andiamo a prendere. Adesso andiamo. Anzi, torniamo nella tomba di Sa. Torniamo alla tomba di Sara. Qua. Dritti. Eh sì, io stavo per fare una cazzata. Ok, un'asse di legno. Però non mi ricordo mai come cacchio arrivare a questo punto. Allora, l'altra volta da dove caspiterina ero arrivato? Ok, no. Siamo praticamente qua. Ok. Ah, questo è utile, porca miseria. Oh sì. Un ben di Dio. Un altro microregistratore. Chissà, forse mi aiuterà a capire perché siete venuti fin qui. Capo 13 Delta, ovest del primo. Johnny Bertosi! Johnny Bertosi! Dillo! Ci sto provando! Devono evacuarci! Subito! Che sto provando! Ripeto, qui è Campo 13 Delta. Siamo stati invasi. Mi ricevete? Dammi l'acqua! Ma che fai? No, ferma! Dammi l'acqua! Lasciala stare! Radio! Porca Eva. Ma sto qua non voleva neanche morire. Ah, sì, ma comunque. Soldato milizia, avete visto che c'era. Avete visto che c'era scritto soldato milizia? Guardate, nero. Tanto per pulire. Ok. Ehi, sono ancora io. Ok. Loser sostiene che non dovrei più venire qui, secondo lui. Non mi è di aiuto. E forse ha ragione, non lo so. L'altro giorno ha rimediato una brutta ferita. Dei ripugnanti l'hanno aggredito e gli hanno bruciato malamente il braccio. È ridotto male. Sono riuscito a entrare in una di quelle, com'è che si chiamano? Unità mediche mobili. Gli ho procurato delle bende sterili. Beh, spero bastino, sinceramente. Boozer. Sì, lui dice che andrà tutto bene, io invece ho dei dubbi, mi sembra grave. So cosa succede a Il Boozer. problema è che è stata colpa mia. Ho messo a rischio la sua vita per un pezzo di ricambio. Ricambio di merda. E non è servito a nulla. Il bastardo di Copland me l'ha comunque sventrata. Mi ci era voluto un anno per mettere insieme quella moto. Mi sarebbe piaciuta. Non era bella come quella su cui ti ho insegnato a guidare, ma camminava. Ricordi il serbatoio che mi avevi dipinto?
Beh, era l'unico pezzo rimasto della mia vecchia moto, ma ora ho perso anche quello. Non appena l'avrò rimessa insieme, la moto intendo, e Boozer sarà di nuovo in forma, partiremo verso nord. Un nuovo inizio. Sai, conservo molti ricordi qui, troppi. Comunque, quello che voglio dire è che potremmo non rivederci più, sai? Mamma mia, signori. Deacon, porca miseria. Porca miseria. Va bene. Cos'altro dovremmo fare? Anzi, non prendiamo la tanica. E poi aspettiamo il prossimo incarico. Secondo me o c'è un ricordo qua o... Allora, o c'è un ricordo o un incarico. Adesso non ricordo esattamente cosa dovrebbe succedere tra poco. Ah, ok, si esce da là. LOL. Ok. Mi serviva proprio. Fra. E che cazzo. Bene. Boom. Andiamo. Evviva! Sbatto! Ok, ma cos'è che dovrei fare adesso? Cioè... Potremmo andare a Hot Springs. Ma potremmo anche andare qua. Il problema è che è parecchio distante. Vabbè, andiamo a fare i nidi, intanto. Perché così saliamo di livello, orca miseria, livello di fiducia del campo e otteniamo un potenziamento per la moto. Beh, se non mi danno incarichi allora faccio questo. Puttana Eva! Aia, ho battuto il piede! Ma vaffanculo. Da fare in culo. No. Madonna di Dio. Dai, Fioi, non è possibile sta roba. Tira su sta moto, andiamocene. Ma vaffanculo. Cioè, è troppo lento sollevare la moto. Arrivo. Benzina. Perfetto.
Tucker. Tucker, di con St. John chiamata, Tucker. Dick, l'hai trovata? Ok. Sì, sì, Tuck, l'ho trovata. Sta dirigendo il campo. Aspetta, l'hai lasciata andare? Da sola? Beh, ha preso una delle moto dei predoni. Mi ha assicurato di potersi trovare. Beh, non voleva che l'aiutassi. Ah, cazzo, Dick! Dovevi scortarla di persona! Perché mai, Tuck? Perché? Che problema c'è? Ha qualche motivo per non tornare al campo? No, boh. Certo che no. La ragazza come Rosa non ha la minima idea di cosa le aspetti lì fuori. Beh, non lo so, magari c'è un gioco. Boh, raga, che cacchio che devo fare, mo? Vabbè, andiamo a sbloccare qui. Grazie a Dio! Devi seguire oh. Subito, non c'è più tempo! Calma, chi seguire chi? Roach, lo conosci? Viaggiava con Leone Altares, ma mi sono fidata di lui. Cristo, Tuck, hai sbagliato! Già, ha preso le nostre medicine ed è scappato. L'abbiamo perso nella zona di Benny Falls. Sai, vedi se riesco a rintracciare. Ok, le nostre medicine. Trova Roach. Ok, questo qua è un inseguimento in cui bestemmierò. Vabbè, andiamo a fare questo inseguimento di Roach. Porca miseria. Non so perché volevo sculettare. Comunque ragazzi, ci vediamo. Ci vediamo quando arrivo al luogo dell'inseguimento di Roach. Aspetta. Ho allungato la strada di... Amen. Ok, sono arrivato nel luogo in cui è stato avvistato Roach. Cosa abbiamo qui? Centro. Eccolo qua. Ma che l'ho trovato e a quanto pare stava aspettando qualcuno. Precisione della mira. Non farlo fuggire. Voglio vivo. Ma che merda, Tucker, vivo! Ho scoperto che manca il drago. Deve dirci dove l'ha nascosto. Ok. Ok. Via, via, via. Farò il possibile. E dai, Roach, dove credi di andare, eh? Sono ancora qui, pezzo di merda! Ok, ho capito, devo usare le cattive. Roach, alletta, voglio parlare! Sì, Tucker ti manda per questo. Per no! Parlare. LOL. Vabbè, dai raga. Però non so se l'avevo catturato o no. Oddio. Ok, ok ragazzi, ci vediamo tra poco. Perché non posso sempre tagliare tutto. Quindi, a dopo l'inseguimento. Bella! Ce l'ho fatta! Ehi, Roach, come andiamo? Visto? Ti ho detto che non volevo ucciderti. Dick, no! Io non ho fatto niente. Nah, Tucker la racconta diversa. Mi sa che quando Leone e Alvarez sono scappati con le medicine, si sono scordati di spartirle con te. È così? Dick, no! No, spiegami cosa stai pensando, voglio capire. Tu hai rubato quel che restava mentre la vecchia era distratta. Dick, non ho niente addosso, ok? Perquisiscimi! No,
Ma non è compito mio. A quello penserà Al-Kai, sta sicuro. Madò. Livello 2. Ottimo. Che l'ho preso. Dick, se no, vedi le coordinate, non lasciarmi qui. So cosa hai fatto a Leon. Ok, Dick. Ti prego, amico. Ti supplico. È ancora vivo. E ha le mie medicine. Aspetta. Dick, no. Ti prego, ti prego. Viaggiavamo insieme, ricordi? Tu e io eravamo amici. Via Al-Kai, di non perdere tempo e muovere il culo. Chiudo. Ti prego, ti prego. Non voglio morire. Ma basta, stai zitto. Non lasciarmi qui. Domanda su. Dai, slegami. No, maledetto. Al diavolo. A che ti serve? La ragazza che ho portato dentro. Ok. Non saprei. Ragazzi, di spedirti il cratere di Bella. Mario Forbes. Sì, ok, grazie. Ma no, raga. No, mi sono sbloccata. Ancora. Al-Kai mi ha chiesto di ringraziarti a nome del campo per le missioni che ho fatto. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Beh, prego. Vabbè, andiamo. Comunque, adesso andiamo a trovare questo geode. LOL. Ma dove cacchio è che sono qua? No, raga, cioè. Non mi ricordo di questo posto, ma comunque prima, quella di prima era un'orda. Porca miseria. Sarà stata tipo la seconda orda che avrò visto. Sistemato. Ok. Basta. Vabbè, io torno dopo a prendere sta roba. Madonna. Va su con... Accidenti. Fioi, se si rompe la moto giuro che mi incazzo come una belva. La stai cercando. Basta. Ok. Raga, sta roba qua fa un sacco di casino poi. Ciao ragazzi. Ok, tra poco arriviamo al punto di destinazione, al punto d'arrivo. C'è un'iscrizione storica. Anzi, una descrizione, però io eviterei anche di leggerla qua. Madonna. Perché devo sempre la perché devo sempre prendermela nel sedere? Ok. Ah dai, no, avevo evitato. Servono sempre. Figli di troia. Ok. Ma
Ok, me li... Allora, me li attiro dietro. Ma dai, no, non voglio crederci, ragazzi. Fioi, ma che... Basta! Dai, raga, non è possibile sta roba. Madonna. No. Non ci credo. Dai raga, no, no. Non è possibile. Andate a fare in culo. Cioè no, no ragazzi, non è possibile sta roba. Madonna, che due coglioni. Mi viene da bestemmiare. Sarà qui. Appunto, è qui. Ora prenditela. Ora prendi e vattene via, perché mi viene da bestemmiare. Ho una sorpresa per te. Mazza convertita. Ecco. Adesso. Dov'è? Ma scusa. Adesso. Andiamo a far benzina e torniamo a Hot Springs. Ah, questa qua. Allora, prendiamo la deviazione. No, 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 no. Tiriamocene fuori, ma comunque le orde... No. Io voglio solo far benzina in santa pace. Che cazzo mi costa? Mi sono attirato tutti gli zombie. No, che sono solo una parte. Oh, grazie. No, ehi, ma c'è anche uno. Ancora una taglia. Ma, ok. Non è possibile che, cioè, vabbè, insomma, ho capito che cacchio devo fare su Days Gone. Qua o sei bravo o sei inculato. Guardate qua come cazzo hanno ridotto la mia moto. Cioè, ho il motore che mi sta andando a puttane. Ho la benzina che mi sta andando a fare in culo. Ok. Potrei fermarmi a fare il pieno. Io faccio il pieno e riparo anche la moto. E poi, anzi, segniamoci che dobbiamo tornare a Hot Springs subito, perché altrimenti mi scordo. Posto. E adesso facciamo anche delle riparazioni in strada qua. Porca puttana, non mi fa fare le riparazioni, non so perché. Madonna di Dio. Ma sta roba esplode?
Sì, esplode, quindi meglio se mi, meglio se mi tolgo dalle palle. Ok. Se mi saltano addosso io giuro che bestemmio, eh. Comunque sono in silenzio perché mi sto ascoltando la musica di sottofondo. Ok, ottimo. Ok, ottimo. Che posso fare per te? Riparami una moto e fammi il pieno. Che penso io? Cerchi qualcosa di specifico? Ah, non c'è. Ehi, ci vediamo, Dick. Guida destinazione. Comunque do il minerale a Lisa, poi torno da Copland e mi faccio mettere su il turbo. Mi faccio mettere su l'N20. Ah, adesso abbiamo anche nuove armi da sbloccare finalmente, perché io nella prima run di Days Gone non ho neanche sbloccato le armi più fighe. Portato una cosa. È bellissimo. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Porca miseria. Non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliano all'alba per lavorare. Ok, ho una sorpresa per te. Ok, so strappare l'erba. Ah, ok, quindi praticamente è qua. Allora, adesso io vado a comprarmi le nuove armi, che di sicuro... Allora, perché quando il campo sale di fiducia. Oddio. Quando il campo sale, quando il livello di fiducia del campo sale, si sbloccano nuove opportunità. Porca Eva, dove sto andando? Allora, quando il livello di fiducia sale, si sbloccano nuove armi. Pace all'anima loro. Porca miseria, vai. Ok. Hey, come stai? Ti serve qualcosa? Okay. Armi. Oh, guardate che ben di Dio che c'è qua. Mitra bilanciato, un'arma non esaltante ma efficace. Un sogno per qualsiasi amante di fucile a pompa. Garantisce carenza di fuoco e danni nella norma. Fucile pesante. L'elevata avversarietà compensa i danni ridotti, condizioni pessime. Il fucile da combattimento, come potete vedere, è una bestia.
Allora, questa è un'arma primaria, non so. Moncherino. Allora, o Stinger, misere, medie, primaria, secondaria, speciale. Allora, Stinger. Sentirai al sicuro là fuori. Quella non è niente male. Potente e precisa. Ti piacerà. Ok. Munizioni al massimo. Ok, certo. Quindi Hai qualcosa adesso di preciso? vediamo. Allora, mi metto lo Stinger come secondaria, il moncherino e come speciale non ho niente. D'accordo, capisco. Ok. Fammi un fischio se hai bisogno di altro. Ottimo. Allora, adesso io direi che il video può finire qua. Nel prossimo episodio andiamo qua, so strappare l'erba e poi forse so cosa succederà. Anzi, no, devo andarmi a mettere su il turbo. Quindi ci vediamo. Quindi adesso io. Per la tua moto, giusto? Ehi, Zenny. Ok, ottimo. Quindi trasferiamo, usiamo il trasferimento, trasferimento istantaneo di Goku. Mettiamoci su il turbo N20 e poi posso salutarvi. Ok, eccoci qua, 23% di carburante, ci facciamo il pieno. Aspetta, lo conosco. Apri. Dick, ci sei? Hai portato quella roccia alla ragazza? Sì. Sì, era entusiasta. Aspetta. Credo le abbia dato una svolta alla giornata, anzi a tutto l'anno. Ci credo. Usa il chiudo. Arriva qualcuno. Ok. Hai bisogno di qualcosa? L'ho percepito subito. Sei a corto di carburante. No, ho sbagliato. Non vorrai restare senza benzina nell'incubo, almeno credo. Ok, Te ne questo. pentirai. Ehi. Puttana tua sorella. E io dove cazzo è che devo prendere il turbo? Sì, è dura trovare carburante lì fuori. Fanculo. Che due palle. Potrei avere altra. Andiamo qua. Allora, adesso mi faccio questa missione secondaria e poi basta. Roba dopo. Va bene, ragazzi, io Grazie. direi che Come va? Che c'è? questa puntata Sono in può partenza. finire qua. E vabbè. Cos'è? Sei a corto di crediti? Sì. Ciao. Vabbè, la branda. Ti apro il cancello. Porca troia, merda. Togliti. Dove cacchio è? Il letto qua. Ah, forse sta su. Ok. Ma che cazzo? Ok.
Vabbè. Oh. A quanto pare aveva un figlio. Oddio. Sì. Ora nessuno si toglierà più le armi. Va bene. Io direi che per questo episodio può bastare così. Ci vediamo nel prossimo. Forse questo. No. Ci vediamo nel prossimo episodio di Days Gone. E niente. Ok, e niente, ci vediamo al prossimo episodio di Days Gone. Quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E ciao a tutti!